Trasferta senza tifosi, si narra anche di un presidente abbastanza arrabbiato nel vertice tecnico di venerdì con la questura. Sì, diciamo, ero deluso molto da quel tavolo tecnico perché naturalmente ci eravamo incontrati già 15 giorni prima in prefettura per capire un attimino come risolvere questo tipo di situazione, poi c'era stata questa convocazione del tavolo tecnico e ci siamo trovati con una decisione già presa, quindi quello che per cui ero molto molto rattristato, deluso, anche un po' incazzato, se possiamo dare il termine, perché praticamente ci si chiede di collaborare e poi alla fine la decisione magari è già stata presa, quindi avremmo preferito tranquillamente ricevere un comunicato, una PEC dove magari c'era questa decisione presa, altrimenti credo che la collaborazione non serva a nulla, quindi sia noi sia la società della Sant'Egidiese, anche l'amministrazione comunale si erano impegnati tantissimo per favorire l'ingresso del pubblico, naturalmente la questura fa il suo mestiere, ha reputato giusto non farli venire, di fronte a queste cose noi non possiamo dire nulla, dobbiamo soltanto rispettare, però al momento in cui c'è un tavolo dove poter ragionare credo che bisogna ascoltare anche gli altri, quindi si è persa secondo me una buona occasione per dimostrare e far capire che insieme si poteva uscire da questa impasse. Poi sono però contento oggi di questa prestazione perché poi venerdì stesso avevo chiesto alla squadra di regalare i nostri tifosi perché lo meritano, credo che quello che stanno facendo i nostri tifosi per noi quest'anno credo è qualcosa di unico, io sto vivendo un'esperienza credo veramente fantastica e oggi senza il loro supporto era una partita molto molto difficile, avete visto tutti che i ragazzi hanno dato, tutti quanti noi abbiamo dato, anche la mia voce oggi ci siamo trasformati in tifosi, diciamo abbiamo dato tutti qualcosa in più e siamo contenti di uscire da una partita molto ma molto difficile e impegnativa al cospetto di una squadra veramente forte, dove tra l'altro eravamo passati in svantaggio con una bellissima prestazione, quindi veramente questa vittoria credo che non ci siano dubbi che vada dedicata esclusivamente ai nostri tifosi. Ecco, sul mercato, Presidente, il Teramo si muoverà ancora? C'è il direttore qui. Io credo che è una squadra prima in classifica, che praticamente ha vinto tutte le partite al netto di un pareggio. Credo che abbia una rosa importante il Teramo, naturalmente quando sarà il momento noi abbiamo piena fiducia di tutti i ragazzi che giocano con noi perché veramente ci stanno portando a questo tipo di situazione di classifica che era credo un sogno per tutti quanti noi, non perché non lo volevamo fare, però diciamo che vincere poi le partite è sempre difficile, vediamo che andiamo a giocare fuori casa al cospetto di squadre molto preparate e quindi oggi siamo veramente contenti a questi ragazzi, credo che dobbiamo dire quantomeno siamo andati venerdì con la società e con i dirigenti ad applaudire la squadra, credo che sia soltanto da applaudire ogni singolo elemento, anche chi ha giocato un po' di meno, abbiamo visto che quando entrano danno tutto, quindi credo che ci sia lo spirito giusto per fare bene, poi se servirà qualcosina naturalmente la società c'è, non farà mancare il supporto, ma credo che a vedere da quello che stiamo facendo, credo che abbiamo tutte le carte in regola per far giocare tutti i ragazzi che sono la nostra rosa. Contento dell'allungo in classifica? Ma diciamo che sinceramente sappiamo che in questo momento guardare la classifica non serve a nulla perché il campionato è molto lungo, naturalmente noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo cercare di vincere tutte le partite e non sarà facile, naturalmente allungare non è che sia una cosa che ci dà fastidio, quindi ci piace, però diciamo che non viviamo per sapere il risultato del Giulianova che è una squadra forte, giochiamo soprattutto per vincere le nostre partite e credo che questa sia la mentalità vincente di questo Teramo.